Blair è un racing game arcade sviluppato dai Blizzard Creation e pubblicato da Activision. Parlare di trama e storyline in un gioco del genere sarebbe un insulto ad ogni qualsiasi impianto narrativo, ciò perché a sorreggere la modalità single player non ci saranno grossi cenni narrativi, solo sfide che si susseguono come una scalata verso un qualcosa che resta però sempre vago, non riuscendo a coinvolgere come ad esempio riusciva il vecchio Most Wanted e la sua cara Blacklist. Il gioco si scinde nettamente tra la modalità singolo giocatore e quella in multigiocatore. La prima fondamentalmente ci porterà ad affrontare diversi stage, al cui interno troveremo una serie di sfide divise tra gara, checkpoint e distruzione. Alla fine di ogni sfida ci verrà assegnato un quantitativo di luci, non solo in base alla nostra posizione su pista, ma anche ai fans che riusciremo a conquistare per ogni gara. Per uscire in ciò dovremo affrontare delle mini quest che ci verranno assegnate durante le scorribande e demolire letteralmente gli avversari. In ciascun stage, una volta soddisfatte tutte le sfide richieste, accederemo ad un corridore finale, il boss di fine livello della situazione. Tale copione si ripeterà per tutti i vari livelli, fino allo stage finale, senza colpi di scena o scossoni vari. Il più grande difetto del titolo è infatti la linearità, data dalle troppe esigue tipologie di gare, le quali tra l'altro non vanno altro che trasmettere un forte senso di già visto. Ciò va inevitabilmente ad inficiare la longevità del gioco. Una volta completate tutte le sfide, difficilmente riprenderemo in mano Blair. A sopperire parzialmente a tali carenze, si presenta un comparto multiplayer ben strutturato. Sarà possibile giocare in locale fino a 4 giocatori, in LAN, oppure affrontare le gare online. La modalità multigiocatore si basa su un classico sistema a livelli. Affrontando avversari, acquisiremo XP. Acquisendo esperienza, saliremo di livello. E salendo di livello, potremo accedere a diversi campionati, fino ad arrivare ai di più ambiti, dove potremo sfidare i migliori collidori di Blair. A condire il tutto, occorre una componente social che farà la felicità degli assidui utilizzatori di social network. Si potranno infatti lanciare sfide agli amici, consultare classifiche, scattare e pubblicare foto e risultati. Insomma, sotto questo punto di vista, il lavoro degli sviluppatori è inattaccabile. Che Blair nasca come titolo ambizioso lo si evince da diversi aspetti. Uno di questi è sicuramente il buon parco macchine, con molte auto interamente su licenza, divise per categorie più o meno prestigiose. Non sarà presente un vero e proprio tuning, in quanto gli unici elementi modificabili saranno il colore della carrozzeria e il montaggio di qualche potenziamento. Il secondo aspetto di lode, nonché vero punto di forza del titolo, è la cura riposta nel gameplay. Esso fonde un classico sistema di guida arcade veloce e frenetico con l'uso di particolari potenziamenti che potremo trovare su pista, i power-up. Un po' come succede in Mario Kart, potremo infatti raccogliere delle particolari icone che ci consentiranno di passare all'attacco con saette e mine, oppure stare sulla difensiva attraverso l'uso di scudi, turbo e kit di riparazione. Facile capire come un sistema del genere riesca ad essere sempre divertente, scacciando la noia per tutta la durata del titolo, mettendo il videogiocatore sempre allerta onde evitare gli attacchi nemici. Il sistema di guida è molto intuitivo ed accessibile, anche se necessita di una certa attenzione in curva e di un attento uso del freno in certe circostanze. Tecnicamente, il titolo si attesta sulla media odierna. Pur non riuscendo a sorprendere in nessun aspetto, non presenta nemmeno particolari carenze. Il colpo d'occhio resta comunque piacevole, e la fluidità, cosa ben più importante in un gioco di guida, è perfetta in ogni situazione di gioco. Qualche particellare in più e una pulizia maggiore sicuramente avrebbero fatto bene ad un titolo dal gameplay così spettacolare, ricco di esplosioni, urti e distruzione, ma resta il fatto che il tutto riesce comunque ad essere godibile. La frenesia dell'azione, tra l'altro, non ci darà assolutamente il tempo di scorgere i piccoli difettucci grafici che affliggono il comparto tecnico. Piccola nota di merito va alla colonna sonora. Pur non presentando tantissime tracce, è sempre ben azzeccata e piacevole, e presenta un doppiaggio interamente in italiano. All'interno della tracklist spicca il nostro grande Morricone, mixato accuratamente per l'occasione. Blair è sicuramente un buon titolo, che saprà intrattenervi e divertirvi per tutte le ore di gioco che deciderete di dedicargli. Complice è un gameplay ben bilanciato ed impegnativo. Un vero peccato che gli sviluppatori non si siano concentrati abbastanza su uno degli aspetti più importanti,
le modalità di gioco e le tipologie di gare, le quali non portano assolutamente nulla di nuovo nel panorama dei racing game. Tuttavia, il multiplayer in locale ed i campionati online aggiungeranno, specie per appassionati del genere, intense ore di divertimento e di caos. Buono, seppur con forti limiti, da comprare a prezzo budget.